perde il tetto ma non il vizio di piacere l'Audi TT che debutta nella versione Roadster di terza generazione. Nata per soddisfare gli appetiti degli amanti della guida sportiva all'aria aperta, la versione Spider della piccola ed agile coupé tedesca è dotata di una cappotto in tessuto che si apre e chiude in appena 10 secondi e fino alla velocità massima di 50 km orari. Sarà disponibile al lancio anche con una motorizzazione diesel nella versione più performante TTS, spinta da un propulsore 2 litri turbo da 310 cavalli. Volkswagen presenta invece, oltre alla XL Sport con motore Ducati sotto il cofano, anche una sofisticata versione ibrida plug-in della sempreverde Passat, giunta ormai all'ottava generazione. È la nuova Passat GTE, che sarà commercializzata sia in versione berlina 3 volumi che station wagon. I propulsori sono due, un 1.4 benzina ed un motore elettrico che consente un'autonomia in modalità emissioni zero di 50 km e permette di raggiungere una velocità massima di 130 km orari senza produrre alcun agente inquinante.